Buongiorno, eccoci di nuovo sul confine tra Polonia e Ucraina, questa nuova collaborazione tra Borders of Borders, Bozen Solidale e Melting Pot. Siamo tornati da dove ci siamo lasciati praticamente, da Tesco di Pšemysl, dove, come se vi ricordate, avevamo già mostrato come venivano smistate le persone provenienti dall'Ucraina nei diversi paesi della comunità europea. E le cose sono decisamente cambiate. Ora, probabilmente forse anche in meglio, c'è una gestione dei passaggi che da privata, volontaria, è diventata invece organizzata, istituzionale, più formale. Quindi ora i driver devono registrarsi prima di tutto all'interno di una lista e per lo più sono società o comunque compagnie che posseggono autobus che mettono a disposizione dei vari rifugiati. È anche vero che è diminuito il flusso delle persone provenienti dall'Ucraina. E in parte è vero, in parte come potete vedere, insomma comunque è continuo, le persone continuano ad entrare in Polonia dall'Ucraina, vedete ecco, no private pickups. È impossibile fare delle riprese all'interno del centro commerciale, è vietato l'ingresso ai fotografi, ai giornalisti. E insomma, la struttura dell'accoglienza è decisamente migliore, più organizzata e sicuramente più razionalizzata. Vedete le persone che vogliono dirigersi in altre località europee vengono caricate su quegli autobus che vedete, autobus di linea, e appunto accompagnate. Quindi non più in mano al volontariato, ecco, di persone che un po' da tutta Europa, dall'Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania, si sono mobilitate per accompagnare queste persone in ambienti più sicuri che le loro case. Stanno costruendo, o hanno appena finito di costruire anche delle docce, che insomma credo sia un passo abbastanza importante per il benessere delle persone che sono qua. Sono molti volontari provenienti da Francia, Italia, Spagna, Olanda, Portogallo. Quindi questo è il primo di una serie di appuntamenti che ci porteranno ad analizzare non solo quelle che sono le problematiche e le criticità che devono affrontare profughi provenienti dall'Ucraina, ma anche quelli che ormai insomma, spesso vengono definiti profughi di serie B, ovvero persone che scappano dai loro paesi ma non sono ucraini e che comunque rimangono incastrati nelle maglie dei confini tra Ucraina, Bielorussia e Polonia.
nei prossimi giorni ci dirigeremo verso nord e proveremo a capire che cosa sta succedendo anche in quelle zone. Tanto grazie dell'attenzione. Al prossimo appuntamento.